Evidentemente l'importanza di questa piattaforma, come diceva giustamente prima di me già la professoressa Biagioli, l'importanza di poter condividere materiale, scambiarsi esperienze, scambiarsi idee, costruire progetti è molto importante e tutti stanno comprendendo l'importanza e la necessità di andare verso questo tipo di integrare i twin all'interno della didattica quotidiana. Questo è l'ultimo, appunto, dicevo, evento, è l'evento annuale che si organizza in collaborazione con l'università proprio per all'interno per i twin e TTI, cioè il tirocinio, come già ha spiegato la professoressa Biagioli, all'interno che viene realizzato all'interno dell'università per i futuri docenti. Ringrazio nuovamente, non voglio togliere altre, ringrazio i partecipanti di stasera, ma ringrazio la professoressa Mancini per l'organizzazione, l'università per il supporto costante non soltanto per i twin, ma anche per tutte le attività che svolgiamo costantemente in collaborazione con l'università e ringrazio anche la referente pedagogica e tu, professoressa Bernabei e tutti gli ambasciatori che hanno quest'anno collaborato alla realizzazione di tutti questi eventi, hanno tenuto questi eventi che sono stati un importante supporto per la didattica digitale integrata. Grazie, non rubo altro spazio lascio spazio agli interventi che saranno interessantissimi. Grazie mille Grazie, grazie. Daniela, grazie. Io do la parola a Laura Innocenti e a Jackie Laria, che sono le responsabili del tirocinio e-twinning all'interno del nostro corso di studi. Bene, buonasera a tutti, mi sentite, vero? Sì. Sì, bene. Sì, bene, perfetto. E poi la collega Giacchi vi darà alcune indicazioni, metteremo in chat un link a cui vi iscriverete, vi darà queste indicazioni la collega Giacchi. Io dico anch'io, insomma, due parole di ringraziamento e magari vediamo se poi la piattaforma non dovesse reggere completamente, magari sarebbe opportuno interrompere almeno insomma, le videocamere, almeno per insomma. E comunque, come avete visto, questo evento sarà registrato, quindi sta già registrando la professoressa Mancini, perché come gli altri eventi twinning verrà poi inserito nella piattaforma dell'Ufficio Scolastico Regionale. Noi come tutor universitari ci occupiamo di questo percorso, in particolare per gli studenti del quarto e del quinto anno, alcuni di loro sono anche iscritti, quindi in piattaforma, o guardando insomma, i nominativi di chi si è iscritto ci sono anche ex studenti, quindi già laureati e che attualmente già stanno insegnando e addirittura insomma, non so se è già connessa oppure no, però spero di sì, ci ha chiesto di partecipare anche la studentessa che ha partecipato con un progetto che aveva realizzato lo scorso anno, l'avevamo segnalata per la conferenza europea e-twinning nazionale, questa conferenza che si doveva tenere a maggio a Milano e poi chiaramente è stata posticipata e si è tenuta online a fine novembre, dal 24 al 26 novembre, e la nostra università ha partecipato con i progetti realizzati da questa studentessa Chiara Felici, che spero sia già qui con noi, aveva comunque insomma, interesse e la sua insomma, a partecipare qui con noi. Chiaramente noi cerchiamo di dare un supporto ai tirocinanti, di far conoscere la piattaforma e-twinning, di farli sperimentare all'interno quindi anche del tirocinio, realizzando noi stesse un twin space. E poi possono cercare di essere appunto loro stessi utilizzati come supporto per gli insegnanti. Abbiamo visto dalle vostre risposte che molti di voi ancora non sono iscritti alla piattaforma e-twinning, quindi speriamo che questo evento, questo momento sia anche uno stimolo per iscrivervi. Gli studenti possono anche loro iscriversi alla piattaforma come appunto studenti dell'università
e ogni anno possono ripresentare insomma la loro iscrizione. Anche come supplenti è possibile iscriversi, quindi basta essere fare appunto supplenza in una qualche scuola e tutti, chiaramente tutti i docenti possono iscriversi. Per cui ecco, io sono molto molto felice che questo evento abbia avuto e abbia una partecipazione così ampia e lascio la parola alla collega Giacchi Ilaria. Bene, mi sentite? Benissimo. Mi sentite, perfetto. Buonasera, mi presento, io sono Ilaria Giacchi, tutor universitaria e insegnante di scuola primaria. Come la mia collega collaboro al percorso di tirocinio e twinning in UNIFI. Tirocinio che è aggiuntivo al tirocinio ordinario e interessa 4 anni dal secondo al quinto anno. È conosciuto come TTI, ma da questo anno accademico, vero Laura, ci hanno detto che verrà cambiata come denominazione nella conferenza europea appena conclusa e diventerà i Training for Future Teachers. Allora, perché ovviamente, come diceva la professoressa Biagioli, inserire un percorso di training nella formazione iniziale degli insegnanti? Perché soprattutto il percorso di tirocinio, come avremo modo di vedere, rappresenta un'importante risorsa per la professione, proprio nei termini di sviluppo delle competenze digitali, tecnologiche, ma anche linguistiche, perché nella relazione, in questa massiva piattaforma dove sono tantissimi iscritti a livello europeo, la lingua veicolare ovviamente è l'inglese. Poi in una ottica di un'apertura ovviamente e in una dimensione europea c'è anche questo percorso, ovviamente c'è questo taglio interculturale, ma anche, noi lo sappiamo come insegnanti, anche come competenze collaborative, che sono ovviamente competenze basiche della professionalità docente. Perciò il tirocinio e training diventa un po' una sorta di messa alla prova, di prove generali su quello che poi diventerà il lavoro dell'insegnante. E questo è un po' il percorso dalla parte del tutor universitario. Però io sono, come ho detto, insomma, come tutti noi, siamo anche insegnanti. Perciò perché i training? Perché perché siamo così tanti, forse anche in questo seminario? Perché in fondo il training è stato il precursore della DAD o della DD, come la si voglia chiamare, quando ancora la DAD non esisteva. E lasciatemi dire che sicuramente è molto significativo, anche io sono molto contenta dell'alto numero di insegnanti e di educatori in generale che si sono iscritti, perché noi siamo una comunità in divenire e siamo sempre pronti a muoversi e attrezzarci per adeguarsi a quelli che sono i tempi e ovviamente cioè, quindi anche alle emergenze legate alla situazione ovviamente contemporanea. Non mi dilungo, ringrazio la professoressa Biagioli innanzitutto per la sua disponibilità a patrocinare sempre le nostre iniziative di formazione e questa la ringraziamo sia io che insomma ovviamente questi ringraziamenti sono da parte mia e di Laura. L'USR che è rappresentata dalla figura della dottoressa Cecchi, i professori Formiconi e Mancini perché sono fra i primi a aver capito le potenzialità che questo percorso rappresentava per la formazione degli insegnanti e anche i relatori che interverranno per permetterci di arricchire ovviamente la nostra formazione. E ringrazio ovviamente tutti voi colleghi e anche Laura Innocenti per il supporto reciproco. Bene, allora concludo con due note tecniche. Nella chat io metterò un link per firmare la vostra partecipazione all'incontro, dovete firmarlo soltanto una volta e questo vi permetterà poi di ricevere l'attestato e poi scrivete le domande. Sentite? Scrivete le domande, se volete scrivere delle domande, via via che i relatori si articoleranno, noi ripassiamo le domande che magari c'è per le risposte, va bene? Grazie mille per l'attenzione. Grazie mille a te, Ilaria. Bene, entriamo nel vivo. Il primo relatore è il professor Formiconi, al quale io do la parola, gli ho attivato anche il ruolo di relatore, così se deve presentare tutto a posto. Bene. Grazie,
Scusate, grazie Francesca. Dunque, carissimi, allora, quando nel 2016 la professoressa Del Bofo mi propose di, in qualche maniera, è una parolone, ma assume la responsabilità all'interno dell'Università di Firenze di e-twinning, io essendo di temperamento allegro e curioso ho detto subito di sì, ma rapidamente mi resi conto che non stavo capendo niente in sostanza, perché il twinning è diverso dalla maggior parte delle cose che si vivono all'università e devo subito dire che di questo io sono della comprensione di cosa in effetti sia, sono primariamente debitore a Francesca Mancini. Cioè, questa cosa va detta, perché se Francesca Mancini non fosse stata così appassionata e pervicace in questi anni, i twinning a Firenze non ci sarebbe. E naturalmente bisogna anche ricordare l'incipit, e per questo bisogna ringraziare, cioè avere un pensiero grato per la professoressa Boffo, che ho testé nominato, e il professor Federighi, che andarono al primo workshop. Ma è bene chiarire che, per capire la diversità, perché bisogna ricordarselo, perché le nostre organizzazioni sono voraci, sono in senso lato, sono voraci. E delle volte si dimentica di dove sono partite le cose. Quindi, perché il twinning è diverso? Allora io ho chiesto di condividere, eccoci, credo di stare condividendo il mio schermo e dovreste vedere la pagina i twinning. Magari fatemi, ecco, Francesca mi fa sì col capino, perfetto. Perfetto, grazie. Allora, i twinning, lo dice subito, non va dimenticato questa cosa. I twinning, la community delle scuole in Europa. L'università, in principio, non c'entrava niente. I twinning è stato lanciato nel 2005, è stata una felice, brillante intuizione di qualcuno presso la Commissione Europea. Le università ci sono state tirate dentro nel 2012 e poi via via varie università, ma attenzione, anche qui bisogna evitare di peccare di una forma allargata di antropocentrismo, cioè università-centrismo in questo caso, perché in Europa si parla in faccia di teacher training institutions, perché non sono tutte università, nei vari paesi possono essere istituzioni diverse. Quindi le università sono entrate in maniera importante, ma per quanto ci riguarda, dal 2015-2016, come iniziativa per tutta l'università dal 2012. Perché sono entrate? Perché questa è stata una successiva intuizione buona. È evidente che nel cercare di cooptare insegnanti che facessero partire progetti di twinning, chiudete i microfoni perché sennò è una torre di Babele. L'ho chiuso il microfono. No, non è chiuso. Sta, ma te l'ho chiuso. Ok. E allora bisognava, era un'intuizione buona quella di andare a pescare i futuri insegnanti e sensibilizzarli, anche perché magari più propensi sia all'uso delle tecnologie, ma anche in generale ad affrontare nuovi scenari. Quindi, i twinning è una comunità di scuole. L'interesse di i twinning sta nella sua democraticità, in senso anche qui lato buono, non strettamente politico, è un coinvolgimento della base degli stakeholder cosiddetti, cioè un coinvolgimento dei bambini prima di tutto, degli insegnanti e di tutti gli operatori che girano intorno al mondo della scuola. Ci collaborano poi gli ambasciatori
e quindi è una comunità che ha la diversità fra i suoi fondamenti. E questa è la ricchezza, è straordinario, cioè, si dice spesso, stesso dico spesso progetto, ma in realtà non è un progetto i Twinning è un'iniziativa che dura dal 2005, quindi un'iniziativa longeva che è tanto che è attiva, sta interessando quasi 900.000 insegnanti nell'Europa allargata, che vediamo qui, va bene, è oltre 200.000 scuole per oltre 100.000 progetti. Allora, il nucleo di Twinning sta nel fare progetti anche molto semplici fra scuole diverse. Serve aprire la testa, aprire gli occhi, ma serve anche a mobilitare una consuetudine, diciamo, didattica irrigidita tantissimo in tutto il mondo della scuola e anche all'università. Perché sono state studiate, approfondite e dette meraviglie da parte di grandi personaggi, grandi studiosi del mondo della pedagogia e affini, ma si trovano tracce minime di tutto questo nella vita scolastica quotidiana. Si trovano delle eccezioni straordinarie, delle bellissime concretizzazioni. Questo sì, tracce, perché in generale pochissimo in realtà arriva ad intaccare ciò che si continua a fare. Io ho memoria della scuola degli anni 60 e ad ora. Cioè, la grande maggioranza delle cose che vengono fatte sono sostanzialmente sempre di ancora spendo picciando sul senso di dare il voto, non il voto, eccetera. Allora, per approfondire questo, siccome Francesca mi aveva detto, ma prova a dire le cose che dici in giro, dici in Facebook, eccetera, allora vi faccio vedere vi faccio un piccolo discorso che riassume a posteriori quello che in sostanza io vado facendo, ma quando dico vado facendo ovviamente faccio riferimento alla mia pratica didattica, di ricerca della didattica all'università, ma fa anche tantissimo riferimento alle esperienze che sono riuscito a fare grazie alla collaborazione delle mie studentesse e dei miei studenti con i bambini a scuola. Cioè, io a scuola ci sono stato, cerco di andare, e ci ho fatto delle esperienze reali, quindi ho lavorato con i bambini. Quindi ho questo spettro, e qual è lo spettro? In realtà si estende ancora di più, perché si estende anche a un'attività intensa che da 3 anni mi capita di svolgere nei confronti di giovani, sostanzialmente giovani, ma neanche a volte tanto più giovani, a volte molto giovani, migranti. Mi è capitato di insegnare nei contesti più diversi, a medicina, a magistrale, teoria della comunicazione, ai migranti, ora a formazione primaria, all'educazione degli adulti, a informatica, perché io faccio parte del Dipartimento di Statistica e Informatica, quindi insegno anche lì, va bene. In realtà ho scoperto a posteriori, dopo 20 anni di esperienza di insegnamento, prima ho fatto solo ricercatore, va bene, ma dal 2000 circa faccio, mi dedico tanto all'insegnamento, 2000-2005, da allora mi sono reso conto ora che quando io affronto un corso nuovo quasi mi disinteresso dei contenuti. Ovviamente cerco di rendermi conto che sia vagamente qualcosa dove io posso arrivare. Questo nessuno si azzarda a farmi fare un corso su Kant, evidentemente, fortunatamente per gli altri. Ma poi mi disinteresso dei contenuti, mi disinteresso anche delle regole, lo dico apertis verbis,
che l'istituzione mi impone, perché ci sono delle cose che mi interessano primariamente e che, facendo un ciclo di conferenze insieme a Daniela Lucangeli e Teresa Ferroni, ora l'abbiamo fatto in ottobre, va bene, ottobre-novembre, mi è venuto spontaneo esprimere come gli 8 precetti. Cioè mi sono reso conto che obbedisco o cerco di osservare 8 precetti. Non sapevo bene che sostantivo usare, ma alla fine ho scelto precetti, perché mi sono reso conto di quanto da 20 anni io li prenda sul serio. Questi 8 precetti sono un po' come le bottiglie, i vasi, i fiaschi di Morandi, questo gigante, va bene, della pittura del secolo scorso, tocca dire ormai, va bene, che ha dipinto ossessivamente sempre gli stessi oggetti, perché ne voleva analizzare, voleva studiare la intima essenza di oggetti, e per lui ridipingerli cambiando ossessivamente e meticolosamente piccolissimi particolari, come il grado di chiusura della finestra che genera queste ombre, li faceva tutti in un disadorno studio pieno di barattoli polverosi, va bene? Era un modo ripetendo sempre queste riproduzioni, di liberarsi delle immagini che chiamava posticce, che noi sovrapponiamo e che nascondono la vera essenza, ecco, dell'oggetto. La natura delle cose, ha scritto Recalcati in un bel libro che ha scritto su Morandi e altri. Ecco, questi 8 precetti per me sono i vasi di Morandi. Ogni corso per me è una sfida per realizzare questi, per osservare questi 8 precetti. Tutto il resto, i contenuti che cambiano di anno in anno, dipende, sono solo dei mezzi, sono come i pennelli, come i colori, come la luce, come la finestra, di cui Morandi si serviva per esprimere questa sua poetica, diciamo. Vediamoli uno per uno. Il primo fondamentale, di cui alla fine mi sono reso conto, uno dice, ma che ti ha provato? No, ho fatto tantissima esperienza, ho ossessivamente sempre chiesto gli effetti dei miei interventi a tutti i miei studenti, ma a tutti, quando dico tutti, dico a tutti, cioè ho sempre studiato dei moti, fin dalle prime classi di medicina. Di medicina, dove avevo davanti 200 teste che mi guardavano, 300, l'ultimo anno che ho fatto il corso a medicina 560, va bene, ho escogitato i sistemi per avere da tutti un'opinione, e poi ho studiato la frequentazione dei miei carissimi amati colleghi di scienze della formazione, e va da sé, e evidentemente quando parlo con loro io cresco. Ma ho studiato i loro testi, i testi che costituiscono il loro mondo, nei limiti delle mie piccole possibilità, e successivamente ho affrontato il mondo delle neuroscienze. Cosa stanno dicendo le neuroscienze ora su come si apprende, e quindi conseguentemente quali possono essere delle indicazioni. E mi sono reso conto che c'è tutto un mondo che sta convergendo fra i pensieri dei grandi Montessori, Piaget, Duhamel, Freinet, Freire, tutti questi grandi personaggi, in realtà si ritrovano queste intuizioni geniali, questi pensieri si ritrovano ora in quello che stanno dicendo nelle scienze, ma che in generale non è quello che succede nelle scuole, e mi perdonino tanti, tanto meno all'università. Cioè io non sto criticando, cioè la mia è una critica costruttiva, a me stesso, prima di tutto, va bene? È a me stesso, cioè quello che succede nei casamenti di grande superficie, come chiamava Papini, diceva diffidate dei casamenti di grande superficie, eccetera, eccetera, c'erano anche le scuole oltre, e quello che succede non è quello che il mondo del pensiero, della cultura,
e ora anche della scienza in senso più stretto, ci stanno dicendo. Le emozioni sono un ingrediente cruciale, cioè che vuol dire? Ma ora poi guardo quanto tempo mi rimane, cioè ora cerco di essere sintetico perché li voglio mostrare tutti e otto, se poi c'è tempo possiamo un attimino allargare. Allora, e tanti mi dicono, ma te insegni le tecnologie, eccetera. Allora, io dico sempre, per insegnare bene le tecnologie, io non lavoro sulle tecnologie. Per me è banale usare le tecnologie. Sono tutte facili. Non ci facciamo raccontare questa storia, le competenze delle tecnologie. Sono cose che un ragazzo di 13 anni motivato impara in 10 minuti, in un pomeriggio. Noi ci stiamo costruendo dei castelli su questa cosa. Cioè, la cosa fondamentale per lavorare con le tecnologie a tutti i livelli, quindi anche nella scuola, è lavorare sulle emozioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima di tutto bisogna far sì che le persone stiano bene, perché se una persona non sta bene non impara niente. E qual è il nesso con le tecnologie? Le tecnologie sono oggi, per loro natura, estremamente mutevoli, effimere, volatili. Io vi insegno a fare una cosa oggi, forse fra 6 mesi non serve più perché ne è comparsa un'altra che serve di più. E allora che stiamo a fare qua? No, potremmo fare una cosa molto utile, fare sì che le persone acquistino fiducia in modo che poi imparino da sé. Questo è fondamentale per affrontare il bulimico mobilissimo, ossessivamente mobile mondo delle tecnologie. Stimolare l'iniziativa spontanea, cioè le persone per imparare qualcosa devono essere in grado di avere, portare avanti delle loro iniziative. Non esiste una cosa come lo studente passivo. Una persona passiva è una persona che non cresce, è in uno stato psicofisico di non crescita. Lavorare sull'errore quale strumento di ricerca e conoscenza, questa è una cosa mostruosa. E a volte si dice la scuola, c'è chi dice è degenerata, chi c'è che... Tutti parliamo troppo, bisognerebbe veramente praticare veramente l'epoché, cioè la sospensione a giudizio, tacere molto di più e agire di più. Ma io non ho nessun rimpianto della scuola che ho vissuto entrandoci nel 61, va bene, e uscendone come studente universitario laureato nel 78. Non è una scuola desiderabile quello che fa. A me ha annoiato terribilmente, mi ha fatto dei danni, a tanti miei conoscenti, a tanti adulti che vedo che ha fatto tanti danni. Anche qui non sto dicendo che la scuola è un'istituzione da in qualche maniera da negare. La scuola è un'istituzione fondamentale e gioca un ruolo fondamentale per creare il cittadino che vive in una democrazia. Puro ricercatore e un atteggiamento sempre volto alla critica. Io con me sono ipercritico, non sono mai soddisfatto. Cioè non spendo tempo a magnificare quello che faccio, ma spendo tutto il tempo che posso nel cercare di migliorare ciò che vedo che non va. Lavorare sull'errore. L'errore è lo strumento di esplorazione fondamentale, lo strumento di lavoro fondamentale di chiunque pratichi un'attività creativa, che può essere anche un bravissimo artigiano, ma certamente lo è per il poeta, lo è lo scienziato, il matematico, l'artista, il pittore, chi volete. Cioè, l'infinito Leopardi non l'ha vergato. Ci sono gli appunti perché allungare a tutto ritoccare. Quindi erano tutti errori. Quelli erano errori che l'hanno in un processo di tentativi successivi, va bene, tentativi e correzione, portato a quel capolavoro che noi chiamiamo infinito. Fra l'altro questo processo di conoscenza ottenuta mediante tentativi e errori è il meccanismo fondamentale che i neuroscienziati si sono resi conto essere lo strumento fondamentale di conoscenza del nostro cervello.
creare contesti che favoriscono l'attenzione. Cioè l'attenzione va attivata. Io sono felice quando posso entrare in una classe perché amo tantissimo vedere questi volti interrogativi, questi occhi. Ora, mentre la prima volta nel 2001 ne fui terrorizzato, ebbi uno shock cognitivo, ora è una cosa che è una vera passione, ma detesto il contesto che l'istituzione mi obbliga ad affrontare. Poi cerco rapidamente di scardinarlo per creare vita. E quindi faccio cose. Perché non è dimostrato che dover stare due ore seduto, addirittura magari in semioscurità, è il miglior sistema per rendere il cervello sotto efficiente, ma drasticamente, drasticamente. Favorire la collaborazione. Me lo disse una volta uno studente, fra i tanti studenti geniali che io ho conosciuto, uno mi disse: professore, ma qui ci formano come solisti per tutta la vita, dopodiché vivremo facendo musica d'insieme. Credo che con questa sua brillante sintesi abbiate capito tutti. Indurre i primi, aiutare gli ultimi, aiutando così ambedue. Cioè, appunto, passiamo la vita a lavorare insieme, ma creando una stolta ossessione per la competizione personale. La chiave di volta è invece far sì che quando uno ha qualcosa di più in mano, in termini di potenzialità, eccetera, si rivolga a chi ha più difficoltà. Perché il vero valore di qualsiasi consesso democratico è la crescita collettiva. Io ve lo dico chiaramente, a me di avere una comunità di analfabeti con un premio Nobel non interessa, non è una cosa che fa bene. Preferisco non avere nessun premio Nobel, ma una collettività più elevata, anche di poco a tutti. Consolidare riprendendo, approfondendo e ampliando. Il consolidamento è praticato a scuola in maniera molto limitata di fatto, e all'università non se ne parla, sono tutti colpi e via, studi a memoria un libro, dopodiché ti fai tre domande e via, passa altro. Andreas, sì. Scusate se interrompo, sì. Non so se volevi mostrare delle slide oppure perché ci stanno scrivendo che è rimasto sul sito dell'eTwinning, volevi far vedere delle slide che... Ok. Hai ragione, ma me lo dovete dire prima. Okay, ma, sì. Faccio vedere roba piccolina, per cui okay. grazie mille. Quindi, grazie, bravissimi. Allora, però vedete, partecipare, bisogna essere pronti. Mi dovete... Si continua a vedere i twinning. Per forza, fammi agire. Evernote, eccolo qua. Vai. Ci siete? Grazie. Vabbè, Morandi lo dovete vedere. 8 vasi, non sono 8. I vasi e le bottiglie di Morandi sono come gli 8 precetti. I contenuti e tutto il resto servono a realizzare questi precetti. Lavorare sulle emozioni 1. Stimolare l'iniziativa spontanea 2, lavorare sull'errore quale strumento di ricerca e conoscenza 3, creare contesti che favoriscano l'attenzione 4, favorire la collaborazione, non formare solisti destinati a fare musica d'insieme 5, indurre i primi ed aiutare gli ultimi, aiutando così ambedue, solitamente ugualmente trascurati 6, 7, consolidare, eravamo qui, consolidare, ma anche realmente, perché il curriculum spirale di Brunner si trova nei libri e io lo trovo a volte presso qualche personaggio ispirato in qualche realizzazione, ma viene praticato, viene messo in atto pochissimo, cioè lo si potrebbe fare tanto di più. E questo è fondamentale, cioè questa ossessione di stilare programmi. A parte già il programma di per sé è un concetto aberrante, è una formazione di sostanza, ma ossessivamente pieni di tutto,
poi impedisce di approfondire i concetti. Vale più fare la metà delle cose, un terzo, ma i concetti fondamentali che stanno alla base poi di tutto vengano ripresi e rivisti. Questo le neuroscienze ancora ci stanno dicendo che è un concetto fondamentale. E poi, in braccio all'amatissimo Edgar Morin, demolire il disciplinarismo, che Morin stesso ha definito il lutto della ricerca e della scuola. Allora, siccome voglio terminare, io chiuderei eliminando qui la condivisione. Questi principi, se messi in atto, portano a una didattica molto vissuta, che entusiasma gli studenti, che fa sì che gli studenti anche dopo anni ti richiamino perché vedono in te un punto di riferimento e ti diranno sempre tutti: io ho imparato tantissimo. È una cosa, a volte mi sono divertito a fare, siccome le istituzioni, i programmi me li chiedono a tutti i livelli, li ho fatti, li ho ridotti a una quantità quasi indecente, cioè piccoli, va bene, ma l'effetto è stato lo stesso intenso, perché mi sono persuaso che sia la profondità di quello che si vive, cioè far vivere profondamente gli studenti quello che fanno, facendoli partecipare, creando in loro l'interesse spontaneo, ovvero, che non vuol dire ora su 5 minuti fate le domande, questo è assurdo, non ha niente a che vedere, e fare partecipare con loro sbagliando insieme a loro, perché solo così capiranno che l'errore anche per te insegnante è uno strumento di crescita, e si tranquillizzeranno. E come tantissimo, bellissima è l'opera di Daniela Lucangeli, di cui io invito a scrivere, a leggere qualche libro, e soprattutto le fonti a cui lei si rifà, va bene, è che se non si creano le condizioni per far sì che tu insegnante appari allo studente un alleato e non una controparte, allora se non si attua questa conduzione non succede niente. Che c'entra i twinning? Quindi ora io chiudo tutto, cuscio questo discorso con i twinning. Andreas, chiedono in chat se puoi ridire il punto 6 e il punto 8, perché più di uno se l'è perso. Grazie. Il punto 6 è indurre i primi ad aiutare gli ultimi, aiutando così ambedue. Perché, specifico un po' di più, sembra ad uno sguardo ingenuo che il primo perda tempo e quindi ledendo la sua competitività e crescita ad aiutare l'ultimo. Solo una visione molto, molto minimale della cultura e dell'apprendimento può far pensare questo, perché in realtà quando una persona cerca di aiutare un'altra spiegando qualcosa, cerca di capire le difficoltà nell'altro, irrobustisce tantissimo la propria comprensione. Condisco con questo episodio. Badate bene che prendere bei voti a scuola non vuol dire avere capito e interiorizzato, sono due cose diverse. Dalle neuroscienze ci stiamo rendendo conto che diventare molto bravi a fare gli esami di qualsiasi corso, a qualsiasi livello, è sì un punto che fa per bene per il futuro, ma non è assolutamente sufficiente. Io al terzo anno di fisica feci un esame metodi matematici della fisica, fondamentale per i fisici, e uno strumento fondamentale come trasformato in Fourier, va bene, io dovevo saperne dimostrare al volo tutte tutti i teoremi matematici che la sostengono, presi 30, quando dopo 2 mesi nella tesi la dovetti applicare capii che non avevo capito nulla. Probabilmente, se dopo l'avessi dovuta spiegare a un mio amico in difficoltà, allora forse l'avrei capita.
E l'ottavo precetto è demolire il disciplinarismo. Cioè la nostra ossessiva ossessione di dividere il mondo in scatole chiuse è una sorta di sterilizzazione della cultura, sterilizzazione del mondo. Il mondo è tutto connesso, è intrecciato. Non ci sono le discipline in natura, non ci sono. E guarda caso che tantissime scoperte, i grandi scienziati, eccetera, matematici le fanno quando collegano mondi diversi. Sono le intersezioni, i punti dove la vita e la conoscenza si formano. Tutto il mondo della scuola ignora completamente questo fatto qui. I twinning. In i twinning si fanno progetti. Cioè i twinning è un contesto straordinario per mettere in opera, senza accorgersene, questi otto precetti. E quello che succede, se andate a vedere, fra i tantissimi, non hanno tutti successo, badate bene, raccontare favole è sempre corretto, ma ce ne sono tantissimi che hanno successo di progetti twinning. Quelli che hanno successo, se andate a spulciare, a vedere che succede, nelle esperienze dei bambini, dei ragazzi, ma anche degli insegnanti, è che in realtà hanno vissuto un contesto dove quegli otto precetti si sono materializzati, senza nessun programma, senza nessuna progettazione a priori, una progettazione specifica per un obiettivo da condividere, che sia interessante per i bambini e che sia fattibile per loro. E questo è un'occasione bellissima, e il successo straordinario che ha dal 2005 ad oggi è una prova che il mondo ha bisogno di questo. Il mondo ha bisogno di questo. Io penso che tutto il mondo della scuola, dell'istruzione formale e anche dell'università abbia da imparare dai twinning, che è fatto dalle persone. Grazie. Grazie mille Andreas, davvero parole illuminanti. Mi piacerebbe aggiungere una piccola nota. In Finlandia, nella primaria, le materie non ci sono più. In Irlanda, nella primaria ce ne sono soltanto due, literacy e numeracy, cioè tutto quello che è riconducibile a literacy e tutto quello che è riconducibile al mondo dei numeri. Allora do la parola a Francesca Panzica, ambasciatrice e-twinning per la Toscana, e la imposto come relatrice. Ecco qua, Francesca. Ci sei, Francesca? Sono, buonasera a tutti, sto cercando di condividere. Ok, un attimo. Si vede la presentazione? No? No. Allora, riproviamo. Contenuto. Condividi il file, vediamo. Scusate, ma non avendo provato prima, mi trovo un attimo in difficoltà. Ok, ci siamo comunque. Però a noi non si vede niente. Lo sta caricando, eccolo. Ah, ecco, perfetto. Forse ci siamo. Allora, intanto mentre... Perfetto. Ecco, si vede. Ok. Tutto Andrea che in crisi. Io dire che tutto questo momento che è un po' difficile effettivamente per tutti. Allora, il mio titolo probabilmente sembra che non abbia nulla a che fare con i twinning, invece vedrete tra poco che ci arriveremo, perché voglio presentare una metodologia di lavoro che rientra benissimo in quello che è
la progettualità di Twinning, ed è una metodologia di lavoro che si sposa benissimo con quello che è il lavoro quotidiano degli insegnanti in classe. Prima di cominciare, non mi va avanti però. Francesca, ti chiedo aiuto per far andare avanti la presentazione. Cosa devo fare? Forse tu l'hai messa come visione intera? No. Allora, cioè, con le freccette non ti vanno avanti le... No, non mi appaiono le freccette, appunto. Ho la barra di controllo. Prova a metterla in modalità di presentazione. Allora, non mi appaiono, continuano a non apparire le freccette. Devo condividerlo in altro modo. Io ho condiviso il contenuto. Per PowerPoint, quando si apre la finestra di condivisione, deve cliccare su PowerPoint. Sì, che non mi appare. Vediamo un attimo. E rientrare. Sì, proviamo allora. Scusatemi, ma se è sparito tutto, non so cosa stia succedendo. Che ha a che fare appunto con la ricostruzione del significato. Mentre ne parlo del primo macro aspetto, le informazioni richieste dalle domande, alla domanda sono presenti, date esplicitamente. Io, Francesca. Invece occorre ricostruire l'informazione. Questa immagine che però io non riesco a levare, non capisco cosa stia succedendo proprio. Se volete nel frattempo passare al prossimo relatore, io cerco di risolvere, perché altrimenti rimaniamo fermi qui. Allora, vediamo un pochino. Ok, ci sono persone che dovrebbero spegnere il microfono. Per favore cercate di spegnere il microfono. Ok. Allora, a ripartire il PDF. Ecco qua. Quindi dicevo, si chiama Story Traveling Through Peoples and Places ed era condotto insieme all'Università di Arran e alla città di Shanlurfa, l'antica Edessa. Con la didattica digitale integrata, la modalità di interazione a distanza operata attraverso gli strumenti digitali integrerà la didattica in presenza, secondo modalità legate alla situazione di ogni scuola, infrastrutture tecnologiche, età e competenze degli studenti. Questo il Ministero. Ma questo ISVINI lo fa dalla sua nascita ed è proprio la ragione stessa del suo enorme successo. I Twinning quest'anno è cresciuta enormemente. Ero ad una giornata di formazione per valutatori in dire e ho visto che nel nuovo programma 21-27, quindi 6 anni, i Twinning è una delle 4 azioni principali di Erasmus. I Twinning si amplia, cresce, lavora grazie proprio all'opera dei suoi ambasciatori e grazie ai suoi ingredienti. Uno di questi è quello che noi chiamiamo blended learning, cioè una parte in classe, una parte a distanza. Le due parti comunicano e interagiscono. L'altro grande ingrediente è il project based learning, cioè si lavora con una didattica per progetti e questo crea senso di appartenenza, chiede e attua grande collaborazione, è creativo
e incita continuamente al pensiero critico. Quali sono i vantaggi? Intanto la cosiddetta equità, poi sviluppa le soft skills tecnologiche, non ha costi, è sempre flessibile, può coinvolgere i genitori, proprio li prende a bordo, rende l'istruzione, l'educazione personalizzata una realtà, perché attraverso i twinning è possibile. Fa aumentare enormemente il coinvolgimento, la motivazione. Attraverso la cooperazione crea proprio senso di comunità. E per quelli che amano il CLIL, e mi ci metto anche io, rende questa metodologia più efficace e più significativa. Ecco, qual è il nostro ambiente? È la piattaforma. La piattaforma che ha tre diverse strati, diciamo così. Uno strato visibile a tutti, anche ai non iscritti, un secondo strato a cui si accede solo mediante iscrizione e che ci permette di usufruire di tantissime cose che i twinning propone. Ci sono eventi online, ci sono seminari, c'è tantissima formazione, ci sono gruppi, veramente tanto. Un terzo che è invece l'ambiente del progetto, ma l'ambiente di quel solo progetto, ed è un ambiente protetto, sicuro. Proprio l'altro giorno, parlando con alcuni studenti, una studentessa mi ha detto: no professoressa, non lo posso fare quello che volevo fare, perché la mia tutor mi ha detto che i progetti twinning non glieli fanno fare nella scuola, perché non è sicuro per i genitori hanno paura, ci sono le foto, ci sono i video. Ho detto: ma come fanno a passare queste informazioni totalmente sbagliate? Nel Twin Space non si accede se non invitati, se non membri stessi del progetto. L'ambiente online del progetto è proprio accogliente, interattivo, inclusivo, creativo. Come si parte? Come si crea un progetto? Ci vogliono due fondatori, cioè due scuole, due insegnanti che decidono di lavorare insieme, tra l'altro non necessariamente uno in Italia e uno all'estero, può essere anche una collaborazione che nasce tra due docenti italiani e tra due scuole italiane. Una volta che il progetto è stato approvato dall'agenzia nazionale, dalle rispettive agenzie nazionali, se si tratta di collaborazione internazionale, si può iniziare a organizzare e a dare vita al Twin Space. Che cos'è questo Twin Space? È proprio l'ambiente di apprendimento sulla piattaforma in cui si realizza il felice connubio tra didattica in presenza e didattica a distanza, quella di cui si parlava prima. E questo diventa ancora più efficace se ci sono persone che hanno il microfono acceso. Scusate. Signora Liberatori, se riuscisse a spengere il microfono. Ok. Quindi, dicevo, è ancora più efficace se si tratta di competenze trasversali, perché il twinning opera in maniera proprio trasversale. Quindi pensate a tutta l'educazione civica, pensate a tutte le competenze di cittadinanza, alle competenze personali, interpersonali, alle life skills. La prima cosa che si farà appena si parte è scegliere insieme un titolo accattivante, qualcosa di divertente, di carino, subito dopo un logo per il nostro progetto.
un logo che può nascere anche da una sana competizione tra tutti i partecipanti, ad esempio. E poi i due fondatori potranno invitare gli altri partecipanti, dando a tutti un ruolo. Quindi gli insegnanti ovviamente avranno tutti il ruolo di amministratore. Gli studenti potranno essere semplici membri, oppure alcuni di loro più intraprendenti, che hanno piacere, diciamo, di agire sulla piattaforma, potranno ricevere il ruolo di amministratori. Ecco che a questo punto il Twin Space diventa proprio un mondo attivo. Ora poi ve lo faccio vedere. E i project leaders chi sono? Sono quelli che agiranno continuamente da attivatori, da stimolatori, cioè dovranno fare in modo che il progetto prenda vita. E il Twin Space sarà un luogo di apprendimento, sarà aperto 24 ore su 24 e veramente ci si sentirà a casa. Ecco, dicevo, il Twin Space non è raggiungibile se non si è registrati sulla piattaforma. Quindi quelli di voi, insegnanti, che sono interessati a fare un cammino all'interno del mondo di Twinning, devono prima di tutto registrarsi. Poi gli allievi sul progetto, come vi ho detto, saranno semplicemente inseriti da ogni insegnante e i bambini potranno creare ciascuno il loro account. Avranno una password e potranno anche gestire materiali da amministratori. Ecco, per esempio, qui è una foto che io ho fatto al nostro Twin Space e si vedono anche degli interventi nei forum. Da qui si vede, per esempio, che ci sono 66 teachers. Perché? Non perché c'erano 66 scuole, semplicemente perché il progetto era fatto da 66 futuri insegnanti, che avevano qui la qualifica di insegnante, appunto. Oh, ogni studente, ogni allievo potrà caricare una foto sul suo profilo, ci scriverà qualcosa di bello su se stesso, qualcosa di accattivante, qualcosa di interessante. Poi potrà modificare la lingua. Guardate sul Twin Space quante lingue si possono scegliere, questa è solo una parte. Quindi, ovvio, l'inglese nella primaria è la lingua veicolare ed è giusto così, perché sappiamo bene quanto sia importante che i bambini avviino il loro cammino nella competenza di questa lingua franca, chiamiamola così. Però niente vieta che ci siano scuole che lavorano sul tedesco, sul francese, sullo spagnolo. Qualsiasi lingua è possibile. Poi, fra l'altro, magari è user friendly, perché se in un dato momento, io l'ho visto con gli studenti turchi, quelli di loro che avevano difficoltà nel seguire le attività in inglese, si mettevano la lingua in turco e almeno per le istruzioni potevano seguirle nella loro lingua madre. Ecco. Poi tutti possono visualizzare, tutti quelli che sono membri, possono visualizzare i materiali, le pagine, le attività dall'esterno. Nessuno può accedere al Twin Space se non è autorizzato. Prima di tutto la sicurezza su internet, che è necessarissima, specialmente se si parla di bambini piccoli. Gli insegnanti, ma anche gli allievi, se hanno questa qualifica di amministratori, possono aggiungere nuovi contenuti, mettere nuove attività, possono aprire forum di discussione. Vedete, queste sono threads che sono stati aperti da studenti. Per esempio, il nostro progetto riguardava lo storytelling e quindi, una domanda che è stata messa nel forum: what is the best place to visit in your city? Cioè parla di qual è il luogo più interessante da visitare nella tua città. Oppure, perché lo storytelling è importante? Ecco, questo per esempio è stato di successo perché c'ha 20 interventi. Ecco, questo era il progetto che è partito, come vi dicevo,
E questi sono tutti i nostri ragazzi, cioè avevamo fatto un Padlet per diciamo presentarsi, e ognuno di loro si è presentato con una frase che lo caratterizzava o che lo identificava. Ecco, è molto carino, rivedendoli mi ha commosso, come dice Andrea, io sono perfettamente d'accordo con Andrea, se si impara solo se emozionati. E era anche la grande lezione del professor Catarsi, tra l'altro, che ricordo sempre con grande affetto. E ecco qua, guardate, belli, proprio belli, ecco, non trovo altro aggettivo. Lo storytelling in e-twinning, cosa si può fare con le... Io sono un po' fissata con le storie. Cosa si può fare con le storie? Il nostro Twin Space nel giro di poco si è riempito di storie, ora ve lo racconteranno, e era una cosa incredibile, proprio incredibile. Siamo partiti da storie, vabbè, ma lo racconteremo dopo. Ecco, una cosa interessante da dire sullo storytelling, che è cross-curricular, quello che si diceva prima, cioè attraversa tutte le discipline, abbraccia tutto ciò che va sotto il nome di literacy, e anche i twinning è cross-curricular allo stesso modo. L'unione tra i twinning e storytelling nell'ambito del lavoro scolastico, ma è in grado di potenziare enormemente il lavoro. La narrazione svolge un ruolo fondamentale, ce l'hanno insegnato bene Brunner, ce l'ha insegnato benissimo proprio, ne parlano i nostri pedagogisti. La narrazione nella vita dei bambini è fondamentale, ma lo è anche in quella di ciascuno di noi. Il progetto era un progetto per studenti, futuri insegnanti, quindi adulti, eppure il raccontare storie, il creare storie, li ha coinvolti enormemente. Una volta che si parte, gli alunni vengono costantemente spronati a interagire, a collaborare col resto della classe. Grazie ad e-twinning, grazie a questo modo di lavorare, si possono rispettare i vari stili di apprendimento. Ogni bambino può procedere in maniera creativa, ma secondo il proprio passo. Nel Twin Space vengono ospitati tutti i materiali che noi di volta in volta produciamo, e se siamo bravi poi a documentare tutto il lavoro, ci sono anche dei bellissimi premi che vengono attribuiti prima dalle agenzie nazionali e poi anche da quelle europee. Noi abbiamo dei veri campioni fra i nostri e-twinners. Nel Twin Space appaiono per magia storie da ascoltare, da leggere, da guardare, storie che non vedono l'ora di essere agite, manipolate, rielaborate creativamente. Ecco, storie da costruire e rielaborare creativamente, ma anche da decostruire e adattare al linguaggio semplice di un bambino. Quando noi avevamo creato un ebook che poi vi faranno ora vedere, e c'erano dentro una settantina di storie, cioè una cosa, ognuno doveva raccontare un particolare del luogo dove viveva, e ognuno doveva trovare un bambino come protagonista della propria storia, in un percorso ideale attraverso l'Italia e attraverso la Turchia. Quando ho chiesto di ridurre le storie, di ridurle ai minimi termini, di adattare il linguaggio ai bambini, sembrava una cosa da niente, e invece poi mi è stato detto proprio che è difficile riuscire proprio a trovare l'essenziale, ad andare a scendere nel linguaggio semplice di un bambino. Non è per niente non lo hanno trovato facile, come non hanno trovato facile farlo in una lingua che non è la propria, in inglese. Ecco, quando siamo partiti, noi è stata un'idea dei ragazzi, è stata veramente molto bella, hanno detto: ma perché attraverso un thing link non si cerca di capire
da dove proveniamo. Eccolo qua, questo. Da dove proveniamo? Quindi addirittura hanno tolto la Toscana. Ho guardato se era sempre attivo nel TwinSpace, ma questo Thing Link no, non è più attivo. E, hanno tolto la Toscana per poter rappresentare tutte le località, perché ovviamente la maggior parte dei nostri studenti viene dalla Toscana, però ce ne sono dalla Lombardia, addirittura al confine con la Svizzera, fino ad arrivare alla Sicilia. Quindi avevamo rappresentate molte regioni. Ecco, si vede bene anche qui, qui si vede ancora meglio la Toscana e tutti i luoghi che sono stati toccati dal nostro progetto. Torniamo un attimo indietro. Un'altra cosa che da insegnante di inglese mi piacerebbe far presente è quanto l'adoperare una lingua in un contesto significativo come quello della collaborazione con bambini di altri paesi possa potenziare le competenze linguistiche. Si migliora la pronuncia, si allarga enormemente il vocabolario, si usano dei chunks della lingua che sono reali, ma sapete come sono bellini sti bimbi quando per esempio fanno la loro prima conferenza Skype. Io ho un'allieva che ricordo sempre che diceva che per farli esercitare li metteva in due diversi piani della scuola e quelli del piano sopra facevano la conferenza con quelli del piano sotto, cercando così di ricreare le condizioni in modo che quando poi la conferenza avesse avuto luogo i bimbi non fossero troppo timidi, troppo bloccati o impauriti. Poi è una immersione totale nella cultura di un altro paese, nella cultura di un altro popolo. E poi è un ampliamento proprio generale, è una crescita vera, una crescita degli orizzonti. Ecco, io ringrazio i Twinning per quello che mi ha dato molto più di quanto io sia riuscita a dare indietro. Ecco, questo è l'introduzione al nostro progetto, ora magari vediamo cosa voleva fare Francesca. Se no io do la parola ai miei studenti. Allora. Dunque, voi mi sentite, vero? Ecco, no, mi veniva il dubbio di aver fatto un soliloquio amletico. È vero, un po' viene il dubbio. Sì. Allora, dunque... Chiedo a Francesca se è riuscita a risolvere il problema nel frattempo, o se forse è meglio che Francesca, se sì, forse sì. Sei, cosa preferisci? Allora, io nel frattempo l'ho trasformato in PDF perché temo che fosse il PowerPoint che creava problemi per il suo peso. E io continuo a vedermi sempre la schermata di prima, e vediamo ti puoi riprovare, ma se preferisci fare i presenti per finire il discorso. No, lo fanno dopo. Ti ho dato il ruolo di relatore, quindi dovresti riuscire a condividere il tuo schermo ora. Sì, allora riproviamo un'altra volta, condivido il contenuto. No, noi il però lo impariamo a mente. Sì, quello ormai l'avete imparato decisamente. Condividi file. Vediamo un attimo se questa volta il PDF me lo prende e mi crea meno problemi. Suggerire di trasformare sì, un po'. Perché a volte lo fa. Sì. Ecco, vediamo, ok, sta caricandolo. Sì. Comunque sono quelle situazioni in cui si capisce dei propri errori, ecco, quindi... Ecco qua. Sì. Addirittura è venuto sì, al contrario, bellissimo. Al contrario. Io vedo in verticale. Oh, bello, in verticale. Sì, anche questo succedono tutte oggi, non lo so. Ecco. Purtroppo però c'è sempre la difficoltà di farlo scorrere, non capisco il perché.
Ci ho pensato a questo punto. Possiamo provare. Vuoi che lo prova io? Provi io a condividere? E te poi spieghi e faccio sbucciare. Sì, sì, proviamo così, va? Okay. L'ho spedito, allora, sì, sì. Gliel'ho mandata sì, anche ai live. Ce l'ho. Okay. Okay. Ti do il ruolo di relatore. Sì, bene. Ecco, era qualcosa che ti volevo suggerire anch'io, infatti. Io penso che non farò mai più il, come si dice, il macchinista, mi terrorizza letteralmente. Ascolta, nel frattempo che stai facendo Ilaria, sì. Dalle, nella chat, infatti stanno dicendo sei stata brava Laura Gronchi, no è andata benissimo Francesca, e stanno chiedendo se è possibile ricevere le slide. Certamente. Okay. Certamente. Allora, se magari ce le dai, Francesca, sì, e noi sì, poi le possiamo inviare insieme all'attestato. Il perfetto, ora ve le mando a voi. Benissimo, grazie. Allora, vedo che sta iniziando a condividere il contenuto, intanto inizio. Ok, e per andare avanti adesso come facciamo? Lo posso fare io oppure no? Vabbè, andiamo alla prima slide, allora darò io il passaggio. Allora, parto subito. Il 2020 sicuramente verrà ricordato dalla scuola come un momento fortemente destabilizzante che ha imposto l'adozione di metodologie alternative e l'utilizzo di nuove pratiche alle quali non tutti i docenti erano preparati, nonostante la formazione digitale fosse già in atto. C'è un audio da spegnere, una sorta di pietra d'inciampo che ha aperto le porte alla meta riflessione didattica, costringendo i docenti a ripensare al proprio agire didattico, mettersi in discussione, questo soprattutto sotto tre punti di vista. Sul piano professionale, ragionando sul digitale che da strumento si è prepotentemente trasformato in ambiente, con un suo spazio e un suo tempo che non coincidono con lo spazio e il tempo della scuola, per così dire, tradizionale. Digitale da integrare in modo naturale nella didattica e pianificare in modo accurato all'interno di un progetto didattico per sviluppare processi cognitivi e favorire l'acquisizione di nuove competenze. Digitale è non tanto per insegnare quanto per apprendere, per creare prodotti nella prospettiva dell'alunno autore. Questo è molto importante, perché richiede di fare un salto di qualità molto forte e spostare il focus dall'insegnamento all'apprendimento, e non è una cosa banale. Sul piano didattico la DAD ha evidenziato in maniera forte la necessità di una progettazione esplicita. Una progettazione che ragioni sulla selezione e la creazione dei contenuti, perché non tutto sì, può essere fatto, ma rifletta anche sul modello di lezione da proporre, sull'interazione soprattutto da mettere in atto e ovviamente anche sulla valutazione. Il terzo punto di riflessione è stata proprio la valutazione, perché ovviamente lavorare in DAD richiede un approccio completamente diverso. La valutazione nella DAD non può che essere di tipo formativo e diffusa. È importante nella DAD valutare soprattutto le competenze in azione. È chiaro che lavorare in DAD richiede un approccio che recuperi, come lo diceva anche prima Andreas, la dimensione collaborativa della costruzione della conoscenza. È un elemento molto importante che può essere realizzato anche nella lezione a distanza. Ovviamente il passaggio da una progettazione implicita ad un'esplicita può risultare difficoltoso dopo anni di programmazione per contenuti, così come eravamo abituati, ma progettare bene insegna generalmente ad essere molto rigorosi, attenti, riflessivi, insegna anche ad usare in modo proficuo lo spazio e il tempo a disposizione. Quindi
da un certo punto di vista ben venga questa occasione che ci permette di abbandonare il si è sempre fatto così, che una frase che io veramente non sopporto, non ho mai sopportato nella mia carriera, e che ci sprona ad accettare il rischio e l'incertezza come stimolo nel percorso verso il cambiamento. Quanto ho detto finora sulla DAD come opportunità è da sempre patrimonio dei docenti tweeners. I docenti tweeners non hanno avuto grossi problemi nella DAD, perché la DAD per loro non è stata la pietra d'inciampo, che dicevo prima, perché fare scuola a distanza per loro è un modo naturale di fare scuola all'interno di progetti con scuole straniere. È già stato detto prima, l'ha ribadito anche Francesca, il modello di fondo di Twinnies è il Project Based Learning, metodologia attiva centrata sullo studente, che si basa molto sul problem setting, il problem solving, e è costruito intorno ai progetti. Il Project Based Learning si sviluppa su tempi lunghi. Un progetto dura un certo periodo di tempo normalmente e prevede anche obiettivi a lungo termine strettamente collegati con i problemi della vita reale. Accanto al Project Based Learning però c'è anche un altro metodo che durante la DAD ha costituito un porto sicuro per i docenti esperti, appunto, ed è la didattica per EAS. EAS, acronimo di episodi di apprendimento situato, metodo che è stato messo a punto dal professor Pier Cesare Rivoltella dell'Università Cattolica di Milano. A differenza del Project Based Learning, che si sviluppa appunto, abbiamo detto, su tempi lunghi, l'EAS è micro learning, perché prevede dei percorsi di apprendimento basati su piccole e brevi unità formative che sono combinabili tra loro. C'è la citazione qui, piccole unità di sapere, micro contents, da gestire attraverso piccole attività, micro activities, in porzioni di tempo a loro volta contratte, micro time. Gli EAS sono anche delle teaching and learning activities, attività di insegnamento e di apprendimento, che raccolgono in sé in pratica la progettazione del docente, il prodotto dell'alunno, la documentazione del processo. Quindi sono nello stesso momento sia un dispositivo didattico sia esperienza d'apprendimento e quindi promuovono un apprendimento significativo attraverso un coinvolgimento attivo dell'insegnante. Sono centrati sulle attività e sono situati, cioè strettamente legati all'esperienza, alla realtà. C'è di interessante che permettono di lavorare, di operare su segmenti di curricolo in tempi limitati, favorendo quindi un approccio mirato alla complessità. Tempi brevi non significano né fretta né superficialità, bensì capacità di individuare, qui sta la bravura dell'insegnante EAS, individuare attività che permettano di assimilare il nuovo al noto e con una particolare attenzione a quelli che sono i nuclei fondanti della disciplina e alle competenze da promuovere. Il metodo ovviamente richiederebbe tempo per essere presentato nei dettagli. In generale si può vedere qui, praticamente si rifà quelle che sono le tre microazioni dell'agire didattico, la comunicazione, la progettazione e la valutazione. Prevede tre fasi, una fase preparatoria, operatoria e ristrutturativa, e ogni fase nella progettazione vede molto chiare le azioni che il docente deve fare e le azioni che lo studente deve fare all'interno di una logica didattica. Problem solving per la preparatoria, il learning by doing nell'operatoria e l'apprendimento riflessivo nella ristrutturativa. Per spiegare in particolare l'esempio, teniamo presente alcune cose. Nella fase preparatoria, normalmente, che è la fase dell'anticipazione,
il lavoro sta nel, dell'insegnante sta nel, nell'organizzare l'attività in maniera tale da svolgere un'azione di recupero e di rinforzo di quelli che sono i prerequisiti, quindi agganciare il nuovo al noto. E si focalizza l'attenzione sul dell'alunno in qualche modo introducendolo all'oggetto di lavoro, e lo si fa familiarizzare col lessico che verrà usato e soprattutto si cerca di sviluppare la competenza del fare ricerca normalmente individuale con la l'IEAS. Vedremo dopo, possono avere nella fase preparatoria sia un prodotto di tipo individuale sia ed è generalmente così di tipo collaborativo. E viene assegnato un compito normalmente, infatti in questa fase si fa molto uso di quella che è la flipped classroom, praticamente viene assegnato a casa un lavoro che non è un'esercitazione che segue la tradizionale spiegazione, ma è un qualcosa proprio che anticipa il tipo di attività che poi verrà svolto a scuola. Segue un framework concettuale che serve agli insegnanti per... Francesca, scusa, sì? Francesca, se deve andare avanti glielo dici tu a Ilaria. Sì, ho detto io. Bene. Sì. E poi ti chiedono, si può anche chiamare didattica breve? In qualche maniera fa parte anche della didattica breve, anche se ha una sua logica, una sua conformazione particolare, insomma, comunque sì, potrebbe anche rientrare nella didattica breve in qualche maniera. Ok, e poi chiedono, ma immagino che poi farai degli esempi, dice sarebbero utili esempi, vero? Bene, perfetto. Sì, segue l'esempio infatti, sì. E dicevo appunto il framework concettuale in qualche maniera permette di recuperare gli elementi chiave di quanto affrontato e preparare l'attività successiva. La fase operatoria è il lavoro di coppia o individuale con la produzione di un artefatto a cui segue normalmente la condivisione per la discussione. La parte ristrutturativa, vedremo dopo, è la parte più importante perché è quella che accompagna l'alunno a riflettere sul processo, a riflettere sull'esperienza ed è quella che prevede anche il momento di riflessione con l'autovalutazione e la valutazione tra pari. Comunque, facendo l'esempio, probabilmente tutto resta più chiaro. Possiamo andare avanti? Ok, quindi l'esempio che presento è praticamente un'attività, un EAS, costruito all'interno di un progetto e-twinning. Una delle tradizionali attività che vengono fatte quando si parte con un progetto, soprattutto con bambini piccoli, ma va bene per qualsiasi livello d'età, è la presentazione di sé. E normalmente in diversi progetti che ho fatto la presentazione la facciamo scritta con varie attività anche di gioco e tutto. In questo caso invece, volendola collegare, perché apro una parentesi, i progetti twinning sono sempre strettamente legati al curriculum di classe, appunto volendola legare ad un'attività che mi serviva anche per la mia disciplina come insegnante d'inglese, ho pensato ad una presentazione un po' diversa, una presentazione orale. Quindi il percorso che presento è stato realizzato in una quinta di scuola primaria ed è volta alla produzione di un breve monologo riferito a se stessi. Perché ho scelto questo tipo di attività? Perché lo sviluppo delle abilità di produzione orale è spesso appunto un elemento di criticità nell'apprendimento della lingua straniera. Se ci pensate, il monologo di solito viene usato più come strumento di verifica delle conoscenze che come abilità a sé stante. Generalmente noi chiediamo delle risposte e il
i bambini rispondono a domande, ma è ben difficile che invece abbiano dei momenti in cui possono presentare qualcosa sotto forma di monologo. Manca anche spesso un lavoro sulle strategie che sono collegate al monologo. In questo caso però non sono state trattate le strategie, abbiamo lavorato ad un primo livello che era quello della costruzione della presentazione di sé. Perché è importante la tecnologia che entra in maniera naturale normalmente nell'EAS? Perché grazie alla tecnologia il fatto di poter vedere e riascoltare la propria performance consente agli alunni anche di spostare l'attenzione su degli aspetti fonologici, sulla pronuncia ad esempio, sviluppando consapevolezza dei punti di forza e di debolezza e dà la possibilità quindi di lavorare anche in maniera positiva con l'autovalutazione. Andiamo avanti. Allora, la progettazione prevedeva una ricerca dei prerequisiti, i bambini sapevano già ovviamente dire il proprio nome, la provenienza e dire dove vivono. La competenza europea di riferimento, comunicazione della lingua straniera, gli indicatori che mi servivano per la preparazione della rubrica di valutazione, produce brevi e semplici frasi riferite all'ambito familiare. Le indicazioni nazionali, ovviamente c'è il riferimento sulla descrizione per iscritto e oralmente di aspetti del proprio vissuto, eccetera. La dimensione di competenza su cui qui si lavora è il parlato. Obiettivi didattici erano costruire delle semplici frasi su modello dato, riprodurre delle brevi frasi rispettando pronuncia e intonazione. Una cosa da dire è che quando si prepara la progettazione di un EAS, nella fase di progettazione viene sempre realizzata anche la rubrica di valutazione, perché è importante ed è un riferimento anche ovviamente per quella che sarà la valutazione. Rubrica di valutazione che in molti casi viene anche presentata e discussa con gli alunni prima, perché è giusto che gli alunni sappiano che cosa si chiede loro di fare, quali sono gli indicatori che importanti anche per loro per una buona riuscita dell'attività. Andiamo avanti. Fase preparatoria. Il momento, abbiamo detto, dell'anticipazione. In pratica, in sincrono, viene proposta la visione di un breve video in inglese preso da YouTube, accompagnato da quelli che noi insegnanti EAS definiamo job aid, cioè una griglia di lavoro che va compilata in piccolo gruppo e che serve per dell'individuazione degli elementi linguistici di principale utilizzo. In pratica loro dovevano trovare all'interno del video il nome del personaggio, l'età, dove vive e il paese di provenienza. Fra l'altro non c'erano tutti questi elementi nel video, per cui in certi casi dovevano lasciare vuoto il riquadro. Dunque, perché la scheda? Perché normalmente quando in questa attività, che dovrebbe in teoria essere fatta a casa, perché ripeto, ci si rifà la flipped classroom, ma io nella scuola primaria preferivo fare la scuola perché, perdonatemi il sorriso, ma a casa i genitori molto spesso mi rovinano tutto, per cui preferisco far lavorare nella fase preparatoria in classe. La scheda costituisce per gli alunni un modo per orientare il lavoro. Il professor Rivoltella, nella sua metodologia, sottolinea sempre come sia sconveniente, ad esempio, dire agli alunni guardate il video e poi se ne discute, perché in questa maniera, in pratica, i ragazzi non sanno su che cosa devono orientare la loro attenzione, mentre l'accompagnamento di una scheda o di un qualcosa che li guidi può essere utile da questo
no, da questo punto di vista, proprio per focalizzare l'attenzione. Dopo una prima visione, ovviamente in plenaria, l'insegnante verifica attraverso delle domande un primo livello generale di comprensione. Stiamo parlando di bambini qui, di quinta primaria, quindi chi c'è nel video secondo voi di che cosa parla. Successivamente divide i bambini in piccoli gruppi e propone nuovamente la visione dello stesso video per ricavare le informazioni richieste nella scheda che è stata nel frattempo condivisa attraverso Drive. Questo è fattibilissimo, attraverso Meet si creano le stanze per i vari gruppi. Andiamo avanti. È sempre nel parte della fase preparatoria il framework concettuale. Una volta finito la loro attività, ogni gruppo presenta le risposte che discutiamo tutto. E quindi raccogliamo praticamente quelle che possono essere anche misconceptions, errori, che però non vengono in questo momento segnalati. In sostanza si raccoglie e si cerca di arrivare a quello che è appunto il framework concettuale, in cui si definisce l'argomento di lavoro, lavoreremo sulla presentazione di sé, che si chiede agli alunni di individuare a questo punto le funzioni e le strutture linguistiche che erano state utilizzate nell'attività e che loro già conoscevano. A questo punto ho chiesto agli alunni se erano le uniche cose che si potevano dire presentandosi. Ovviamente hanno risposto di no e abbiamo cominciato insieme il recupero di ulteriori funzioni e strutture che potrebbero essere utili nella presentazione di se stessi. Ora qui io non ci posso entrare perché è un PDF, ma le varie proposte e le richieste, perché in questo caso venivano fuori anche i gap cognitivi degli alunni. Maestra, si potrebbe dire dove siamo nati, ma non lo sappiamo dire come si dice? Ecco che quindi emerge anche la richiesta di conoscenza da parte degli alunni di ulteriori strutture. Con quello che emerge dal framework concettuale, che in questo momento non è creato dall'insegnante, ma è creato insieme agli alunni in una sorta di lezione partecipata e collaborativa, viene costruita quindi la mappa su Mindomo. Andiamo avanti. Arriva la fase operatoria. A questo punto, in sincrono, l'insegnante presenta il compito da eseguire. Spiega i vincoli del prodotto atteso, la durata del video. Devono in pratica creare un video in cui si presentano al proprio amico di tasto del progetto eTwinning. I vincoli sono un minuto di video, un numero minimo di strutture linguistiche da utilizzare, avevamo deciso per il numero 3, la possibilità di ripetere il video una volta, perché non era la perfezione quella che si cercava. Illustro poi i criteri di valutazione del prodotto, in maniera tale che gli alunni sappiano che cosa si chiede loro di fare in maniera precisa e come saranno anche valutati. Concordo la modalità di lavoro. La realizzazione del video in questo caso sarà individuale, però la presentazione sarà preparata in piccolo gruppo con l'ausilio della mappa di Mindomo costruita nella fase precedente. Quindi c'è un momento in cui i bambini in gruppi di tre, in questo caso, si riunivano nelle varie stanze e insieme, aiutandosi con la mappa, cominciavano ad aiutarsi a creare la presentazione. Questo ho verificato che essere un momento importante, soprattutto per bambini che magari sono normalmente in difficoltà, hanno in questo caso i compagni che costituiscono un importante supporto per loro. Gli alunni poi eseguono l'attività, ovviamente il video è stato registrato da soli a casa, i bambini sapevano già come realizzare il video perché l'utilizzo del tablet era già abbastanza consolidato all'interno del lavoro normale della classe.
quindi costruiscono questo video, e siccome si trattava di un video per i twinning, si è preferito scegliere un avatar che evitasse di far mostrare il volto. Però a seconda degli accordi che possono essere presi anche con i genitori e tutto, e magari lavorandoci in classe dove il monologo richiede anche una certa prosemica, può essere più importante realizzare un video vedendosi proprio. Il video viene poi realizzato appunto dai bambini con Voki e inserito in un Padlet comune. Andiamo avanti, ultima fase. Arriviamo quindi alla fase della riflessione, la fase ristrutturativa. Di nuovo c'è un incontro in sincrono in cui ovviamente l'insegnante si congratula con i bambini per il lavoro realizzato. Propone la visione di 3 video selezionati, infatti è impossibile, soprattutto a distanza ma anche in presenza, presentare 25 video. Generalmente si scelgono, siccome i video arrivano prima, si scelgono quelli più significativi e si lavora su questi, fermo restando che poi i singoli bambini avranno giudizio anche sul loro lavoro, ognuno avrà un feedback che è molto importante avere. Quindi si propone la visione di 3 video selezionati e si guida la discussione del video, l'eventuale correzione degli errori, però in questo bisogna lavorarci molto su questo discorso della valutazione tra pari, che è molto importante per l'autonomia degli alunni e fa crescere, perché imparano ad esempio a non dare per buono sempre il lavoro dell'amico, cosa che psicologicamente i bambini tendono a fare. L'importante è lavorare con loro, abituarli a questo tipo di lavoro e soprattutto lavorare con dei criteri di osservazione in maniera tale che ci sia una valutazione mirata, che in ogni caso si impara a non dare mai sulla persona ma sul prodotto. E finito questo tipo di lavoro c'è la lezione, perché la lezione frontale non è all'inizio dell'EAS ma è alla fine negli EAS, e la lezione a posteriori, io ho usato il termine frontale ma molto spesso con i bambini è partecipata anche questa. In pratica permette di ricostruire il percorso, in questo caso serviva per rivedere le funzioni e le strutture linguistiche utili per la presentazione stessa, completavamo la mappa di Mindomo se notavamo che qualcosa potesse mancare, e questa mappa è stata messa poi a disposizione in un repository online per gli alunni in maniera tale che potesse essere sempre utilizzata al momento del bisogno. Successivamente gli alunni vengono invitati a compilare la scheda di autovalutazione. In questo caso avevo fatto una scheda di valutazione molto particolare. In pratica avevo utilizzato gli stessi item della rubrica di valutazione e resi ovviamente accessibili ai bambini, e chiedevo ai bambini di dare un giudizio su se stessi in base a determinati indicatori. C'erano 2 colonne, perché c'era come mi vedo io, come mi vede la teacher. Infatti dopo io lavoravo sulle schede di valutazione e davo il mio feedback, ed è interessante vedere come tante volte il bambino si fosse ad esempio considerato con bassa autostima, si fosse considerato male in modo negativo, e invece la mia opinione era completamente opposta a quella. Ovviamente è bello poter recuperare dei momenti, e lo stesso a distanza lo si può fare, in cui c'è un incontro singolo e si discute insieme la scheda di valutazione. L'EAS normalmente finisce con il rilanciare un ulteriore percorso didattico che può essere collegato a quello svolto, e qui si tratta di individuare un'altra attività che possa
in qualche maniera permettere di continuare a lavorare sulla base di quelli che sono, erano gli obiettivi del progetto. In sostanza, questo tipo di attività non fa molta differenza tra quello che potrebbe essere l'EAS in presenza e l'EAS nella didattica a distanza. Diciamo che la struttura dell'EAS è molto blended, ecco che torna comoda anche per la didattica digitale integrata, perché si tratta di imparare a dosare bene le attività in presenza e a distanza, utilizzando i momenti in presenza soprattutto per la discussione, la collaborazione, la presentazione dei lavori, le consegne, non mai generalmente per la lezione frontale. In ogni caso, anche a distanza, i bambini devono vivere il momento in sincrono come un momento in cui essere attivi e partecipare in maniera molto forte. E ovviamente in così poco tempo è impossibile descrivere un mondo, però io adesso nell'ultima slide in cui vi ringrazio ho messo anche la mia mail, se qualcuno desiderasse sapere qualcosa in più su questo metodo mi può scrivere e io sarò felicissima di rispondere. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per i problemi nati prima. Allora, Francesca, ci chiedono, è possibile far avere le slide, se ci dai se le possiamo inviare, le tue slide, le chiedono? Sì, certamente, non ci sono problemi, le invio. Bene, allora, bene. Pensavo di raccogliere tutte le slide sul Drive e poi dopo insieme alla testata di mandare il link. Sì. Gentilmente, anzi Ilaria, toglimi la condivisione, perché io devo andare a cercare le persone a cui dare la parola. Ilaria, mi senti? Ilaria? Francesca, però a me mi appare condivisione tolta. Magari toglimi dal ruolo di relatore. Questa secondo me è quella di Francesca. È quella di Francesca. C'ho il suo problema di prima allora. Sì, rimane il problema di prima. Sì. Però i prossimi relatori possono comunque ricondividere, non disturba. No, però io devo trovarli per dargli proprio, che loro devono far vedere il loro schermo. Francesca, sì. Facciamo una cosa, prova ad uscire e poi semmai a rientrare, vediamo se riusciamo a farti togliere il PowerPoint. Allora, Francesca è andata via, ma il PowerPoint è rimasto lì. Ma Francesca, se vai su partecipanti, te lo do da lì. E li do da lì. Aspetta, vediamo. Ma lì io non ce l'ho la possibilità di dargli il coso di relatore. Da lì. Aspetta, vediamo, ne cerco una delle due. Se no, Francesca, in alto... dovresti vedere una condivisione si dovrebbe aprire un menu a tendina. Lo vedi? In alto cosa intendi? Allora, io sotto la barra dei partecipanti, sopra, cioè dove si vede fra la barra dei partecipanti. Non riesco nemmeno a darmi se volessi presentare io non lo posso fare. Ecco, ora è cambiato qualcosa, forse la Francesca è riuscita. No, non riesco nemmeno a condividere contenuto, ecco. Ma forse riesco a togliere il suo. Lo tolgo io. Brava, prova se ti riesco. Fatto. Allora, dal menu a tendina va tolto.
ho ripreso tutto il ruolo di relatore e mi sono ripresa. Brava, brava. Okay. Vai. Allora, un attimo che io cerco le persone, così gli do il... Sara, vero? Sono sì, le Valentina, due. Brava, Valentina e Sara. Io non allora, le riesco. Valentina Calosci e Sara Marcuccetti. Sì. Vediamo se vedo Valentina nel scorro Valentina per trovare. Ecco, vedo Sara ma non vedo Valentina. Possibile? Ma la stai cercando tra partecipanti? Hola. È lei che sei. Buonasera. Aspetta Valentina, sì, che devo trovare. Se si attivano l'audio, si trovano. No, ma il problema è che io le devo dare il coso da relatore, capito? E Ilaria, se io non la trovo nell'elenco, non allora, gli posso fare. Sì. Però se Valentina e Sara magari si attivano la telecamera e l'audio, brava, dovrebbero apparire nella barra superiore. E ecco, quindi da lì, dalle tre puntini, eh? Esatto, è quello che volevo fare io. Valentina, apri il... Dovrei aver attivato tutto. Tu hai tutto attivato. Sì, video e audio, me lo dà Accio. Francesca, posso darglielo io, ok? Brava, grazie. Allora, io... Ok. Calosci Valentina. Sì. Okay. Nel nostro piano avrebbe iniziato Sara, okay, a presentare, che fa una introduzione al progetto, sì. Buonasera. Sara, se... ecco, ok. Ci sono, sì. Buonasera a tutti. Allora, la professoressa ha già comunque spiegato a grandi linee come è stato il nostro progetto. Noi parleremo più specificatamente di come abbiamo gestito. Inizialmente... Scusami, sì? Sara, mi senti? Sì. Bisogna, allora, se devi condividere delle slide... No, io allora, ora no, ora condivide Valentina. Okay. Io ho fatto okay, solo l'introduzione. Perfetto. Perfetto, ok, va bene. Come diceva la professoressa, prima ci siamo presentati, perché non conoscendoci è stato il modo migliore per iniziare, per rompere il ghiaccio. Poi abbiamo lavorato inizialmente divisi e anche in modo individuale, perché ognuno ha cercato una storia del suo luogo di origine e l'ha messa per scritto, che come ha già fatto presente la professoressa è stato il lavoro forse più difficile da fare. Dopo la prima stesura delle storie c'è stato un adattamento e dall'adattamento delle storie per renderle più alla portata dei bambini abbiamo utilizzato vari strumenti che poi vi presenteremo per poterle presentare. Sono strumenti comunque diversi tra loro che abbiamo scelto apposta per le loro caratteristiche, perché ognuno mette in risalto un aspetto che ai bambini può essere più interessante rispetto che alla semplice storia scritta. Allora Valentina ci spiegherà un po' la riduzione delle storie e come abbiamo iniziato. Buonasera a tutti. Allora, come già aveva accennato la professoressa Mancini prima, noi che abbiamo avuto il compito di ridurre le storie originali che erano state scritte in modo molto anche lungo e molto particolareggiato, perché si riferiscono tutte a tradizioni, a personaggi particolari, a leggende anche caratteristiche legate al territorio nostro di origine. Il lavoro che abbiamo dovuto fare di riduzione inizialmente ci sembrava semplice, perché
abbiamo pensato che ci vuole a ridurre una storia, a renderla fruibile per dei bambini. La scriviamo al tempo presente, la facciamo un po' più corta, anche pensando un po' al tipo di inglese che viene insegnato nelle nostre scuole. Si parte sempre dal presente, dalle cose più semplici, e quindi poi anche le storie, per come le pensavamo noi, potevano essere ben comprensibili se scritte in modo più semplice, in modo più corto, arricchite da disegni, immagini che potessero catturare l'attenzione dei bambini al tempo presente. Ci siamo tuffate in questo compito e effettivamente è stato abbastanza complicato, molto più complicato di come ce l'eravamo immaginato, anche perché prima di tutto provare a raccontare una storia che parla di tradizioni, di fatti passati al presente non era facilmente realizzabile, e anche se all'inizio le abbiamo ridotte, accorciate, rischiavamo sempre di sembrare, tra virgolette, un po' noiosi per i bambini, anche perché come target ci eravamo prefissati quello della scuola primaria, quindi come sappiamo i bambini hanno bisogno di narrazioni semplici, immediate, neanche troppo lunghe, perché poi si rischia di perdere l'attenzione. Quindi pensando a come fare, a fare un passo indietro nel nostro lavoro, abbiamo sfruttato strumenti che fossero ben fruibili dai bambini, non rimanendo legati al testo scritto, al classico libricino da presentare ai bambini, seppur scritto in modo breve, ma abbiamo cercato di sfruttare strumenti interattivi che potessero catturare anche l'interesse dei bambini, facendo perno sulla creatività, sulla fantasia. Uno di questi che provo a presentare è Story Jumper. Allora, condivido contenuto? Condivido? Vai, perfetto. Si vede? Ah, ok. Inizia a caricare. Story Jumper è uno strumento molto semplice, molto immediato da usare. È completamente gratuito, fruibile da tutti i bambini, sicuro anche perché si accede con un account, quindi può essere quello dei genitori, quindi è facilmente controllabile. È uno strumento che io ho trovato molto interessante e molto, appunto, semplice da usare, stimolante se visto anche nell'ottica di un bambino. Io, da nativa non digitale, mi sono trovata a poterci lavorare bene, e quindi ho pensato che i nostri bambini, che sono molto più esperti di noi, di me in particolare, avrebbero potuto trovare semplice e divertente il lavoro con questo strumento. Ho anche l'esperienza concreta vicino a me, perché una delle mie bambine, mentre mi vedeva fare varie prove per accorciare questa storia, pensare a come poterla fare, si è incuriosita e mi ha chiesto di inventare il proprio librino. Quindi abbiamo proprio la prova diretta che è uno strumento che incuriosisce, che stimola appunto la creatività, la fantasia dei bambini, perché ci dà la possibilità di fare storie totalmente personalizzabili. La storia si inventa, si scelgono gli sfondi delle pagine, gli oggetti da usare, i personaggi, si inseriscono dialoghi, effetti sonori, c'è la possibilità di registrare la voce, e quindi è uno strumento molto, molto divertente e che può essere usato in molti contesti. La storia che ho provato a ridurre è ripresa dalle storie originali in versione lunga che avevamo proposto, e è una storia che ci ha lasciato abbastanza incuriosite, che ha un po' stuzzicato la nostra curiosità, perché innanzitutto l'idea iniziale del nostro progetto era quello proprio di condividere esperienze, tradizioni di due culture che
pensandole, sono, sembrano molto diverse la cultura nostra italiana, la cultura turca, mentre invece poi ci siamo scambiati e confrontati, abbiamo visto che pur essendo così lontani tante cose ci avvicinano, ci sono tradizioni che possono essere assimilabili l'una all'altra e tra queste l'origine di uno dei piatti tipici della Toscana, della zona marittima, cioè il cacciucco. In base a quello che ci veniva raccontato da questa storia, il cacciucco ha origini o comunque rivisitazioni turche e quindi ci piaceva prendere... Valentina, scusi, Valentina, stanno dicendo in chat, in effetti si vede, ci sono dei rettangoli grigi che coprono parte delle slide, non so se magari, forse ci sono delle applicazioni aperte. Si vede ora il librino? Sì, sì, si vede, ma ora ecco, ora è stata tolta, sì. Bene, grazie. Si vede c'era andato qualcosa sopra, scusatemi. Ora inizio a farvelo vedere. L'abbiamo chiamato The History of Cacciucco. Il protagonista è un bambino. Once upon a time, there was a boy called Ahmet. Ahmet lived in Karsiaka, a little village on the Bay of Smyrna. Scusatemi, è andata alla fine. Sorry. Ahmet lived in Karsiaka, a little village on the Bay of Smyrna. Scusate, non so perché sta voltando le pagine per conto suo invece di farne vedere una per volta. Questa è quella giusta. Scusate, è impazzito lo story. No, probabilmente è solo un problema di connessione. Lì. Sta saltellando, sta giampettando qua e là. Che te conta, ce la vai. In una, la pagina che non si vede dice che Ahmed lived with his father. His father was a fisherman and Ahmed wanted to be a sailor. Ahmed's mother was a cook in a tavern, and now she cooked fish soup every day. Her soup was better than the soups of the other tavern. One day, Ahmed knew Oskur. Oskur had made a lot of trips to the free port of Livorno. Ahmed arriva a Livorno. In Livorno, Ahmed knew a Turkish buyer who lived in the city. Livorno is a beautiful city. I want to live here. Ahmed opened a tavern called Da Ahmed and cooked fish as his mother did. Ahmed wasn't rich, so he bought only small fish and called them kuchuk. The fisherman started calling him kuchuk. Perché kuchuk vuol dire piccolino in turco. Vuol dire piccolo. E lui, essendo povero, non poteva comprare i pesci grandi per fare la zuppa e quindi andava a comprare i pesciolini più piccoli. Quindi ogni volta che si recava al mercato urlava kuchuk kuchuk per chiedere i pesci piccoli. Allora i pescatori della zona gli avevano dato questo soprannome. So the name
Kuchuk passed to his tavern, and this is why the soup you eat in Livorno is called cacciucco. La storia è finita, la presentazione, mi spiace, non è stata ottima, ma vi posso far vedere. Valentina è stata apprezzata, vedo in chat è piaciuto Story Jumper e poi insomma, d'altra parte se si chiama Jumper deve un po' fare il salto, vero, saltella. Sono entrata nella sezione delle modifiche, così vi faccio vedere come si può creare ad esempio una nuova pagina. Io vado nell'ultima pagina, aggiungo una pagina, posso scegliere la scena che preferisco tra lo sfondo della storia che preferisco. La cosa particolare è che se io non trovo uno sfondo adatto che si adatta alla mia storia, posso inserire delle foto, delle immagini scaricate da internet nella memoria, quindi posso spostare foto inserite proprio da me. Posso inserire i personaggi. Ida Ferraro può spengere il microfono perché si sente Ida Ferraro se perfetto. Grazie. Posso aggiungere i vari personaggi. Li sistemo dove voglio all'interno della pagina. Questa è la mamma, quella che ho usato per fare la mamma di Ahmet. Posso creare nuovi personaggi. Li posso caratterizzare come voglio, dal colore della pelle, agli occhi, inserisco la bocca che preferisco, posso vestirli nel modo in cui più mi piace, cambio il colore, metto le scarpe e creo il mio personaggio che mi va nella scelta dei personaggi, nella bacchettina, e io quindi lo posso inserire, posso inserire un altro personaggio, posso inserire vari oggetti. Se non trovo gli oggetti o i personaggi che voglio, vado a fare una ricerca, posso selezionare la lingua sia in italiano che in inglese, voglio cercare, non so, un angelo. Angel, e mi dà il mio angioletto, lo seleziono e lo mi vedo la barrettina mia che non mi fa tornare. Ok, grigetti questi riquadri grigi. Sì, che un po'. Ho messo il mio angelino e lo posiziono dove più preferisco. Posso inserire il testo, un box vuoto, vari frame, varie cornicette, e posso inserire anche la nuvoletta del dialogo che posiziono e ingrandisco, rimpicciolisco a piacimento. L'opzione registra voce, che ora non uso, però si dà l'avvio alla registrazione, si può riascoltare e decidere se la registrazione è venuta buona oppure dobbiamo cambiare e modificare. Quindi insomma lo strumento è molto, molto ben fruibile da tutti i bambini, permette un'immensa possibilità di creare, di sbizzarrirsi, di lasciare proprio spazio alla creatività. Questo è quello che ho fatto io, vi faccio vedere. Sì, lo vedo proprio velocemente, uno se lo ritrovo di quelli che ha fatto la mia bambina, giusto per farsi pubblicità. È un open source, cioè gratis. Sì, è gratuito. Questo sì, è gratuito. Le voci ho fatto sfruttamento minorile perché le voci della storia erano delle mie bambine, e questa è una prova che ha fatto
una di loro ha creato gli sfondi, i dialoghi, ha aggiunto tutti oggetti, tutti i particolari, insomma, che più si confacevano alla storia, insomma. Che non è uno strumento difficile da usare, si è visto, ma può essere adattato a tanti bisogni che ci sono nella scuola. Penso a bambini con bisogni educativi speciali. Io ho l'esperienza di seguire un bambino come insegnante di sostegno, ormai questo è il terzo anno che lavoriamo insieme, e voglio provare a fare anche con lui un tipo di librino in questo modo, usando anche la comunicazione aumentativa, dato che lui è molto predisposto per l'uso del computer, e quindi provare ad organizzare un nostro personale storytelling un po' rivisitato, però basato sulla narrazione, su una cosa che lo interessi. Valentina, ti interrompo un attimo. Ritorna un po' sul libro, volevo dire un paio di cose. Riapri un attimo il libro. Sì. Apri una pagina. Sì. Perché a questo punto si dovrebbe vedere, no, non si vede, si vedeva prima, il fatto che si può, allora, due cose importanti. Uno, si può importare le classi direttamente da Classroom, quindi chiunque ha le classi già organizzate su Classroom le importa su StoryJumper, per cui i bimbi non fanno altro che pubblicare direttamente su Classroom, e quindi c'è un link, una connessione totale tra i due sistemi. Ecco, perfetto Valentina, vedete qui Collaborate, una cosa bellissima è che ogni bimbo può scegliere altre persone con cui collaborare, altri compagni di classe, vedete? E una volta inserito il nome del compagno, se voi avete già la classe in Classroom è molto veloce, e a quel punto i bimbi fanno una storia collaborativa. E questo veramente aumenta enormemente le potenzialità, vengono fuori delle cose bellissime, poi insomma è tutto esercizio di writing, registrare la voce, cioè questo è uno strumento veramente eccellente. Bene. Sì. Oltre a questo abbiamo usato anche, tra i vari strumenti, Powtoon, che oltre a permettere la realizzazione di storie proprio super personalizzate, dà la possibilità anche di inserire animazioni, entrare proprio in varie situazioni che ai bambini possono sembrare anche tipo cartoon, e quindi saltare da una situazione all'altra, da una scena all'altra della storia, e quindi anche qui libera creatività e fantasia per tutti i bambini. Anche sono strumenti molto ben utilizzabili, dicevo, anche con bambini che possono avere difficoltà di attenzione, bisogni educativi speciali, particolari predisposizioni, perché è sempre complicato magari per alcuni bambini seguire, mantenendo insomma un certo livello di attenzione, le lezioni che spesso magari sono anche frontali. Quindi dare la possibilità a tutti i bambini di esprimere proprio le proprie potenzialità in un modo personalizzato, scegliendo il proprio strumento, è una gran conquista che noi non abbiamo usato solo all'interno del progetto eSwinning, ma possiamo mettere proprio in pratica tutti i giorni nelle nostre classi. Io avrei concluso. Interrompo. Grazie mille, veramente molto interessante. Allora, ero anche in parte molto
è apprezzato. Sì, sì, sì. Ottimo, è veramente un ottimo strumento. Ne abbiamo provati tanti, proprio per dare la possibilità a tutti di vedere quali strumenti meglio si prestassero al nostro lavoro di cantastorie. Mentre Ilaria, dai il ruolo a Sara Marcuccetti. Allora, deve dare Valentina, perché io l'ho perso. Valentina, se lei va sulla... Sì? Lei vada sull'icona di Sara. Aspetta, lo posso fare punti... io? Guarda. Ah, ok, perfetto. Se ti è ritornato... Mentre Sara si prepara, racconto un aneddoto. È stato divertentissimo, stavamo facendo una videoconferenza Zoom con tutto il gruppo turco e noi eravamo orgogliosi di questa storia del cacciucco, ma loro non capivano cosa si stesse dicendo. Poi quando hanno capito la parola e l'hanno pronunciata correttamente, cacciuc, cacciuc, allora erano così felici, così entusiasti. È stato proprio un bel link che si è creato in quel momento, cioè, proprio un bel ricordo questo. Ecco Sara. Sì, ci sono. Allora, tutto questo è partito da un classico libro in cui abbiamo raccolto le nostre storie. È un ebook, quindi un libro digitale. Anche questo, come gli altri strumenti, è condivisibile direttamente con Classroom e con tutte altre varie piattaforme. E qui non si può registrare la voce, ma il sistema legge direttamente, basta impostare la voce, naturalmente deve essere compatibile con il linguaggio in cui è scritto il libro, quindi noi prendiamo inglese e inizierà a leggere e a evidenziare anche le parole per poter seguire meglio. Questo ebook è veramente lungo perché contiene sia le storie nostre con tanto di foto, sia tutte quelle degli altri, dei colleghi turchi. Come vedete, queste erano le storie che avevamo scritto inizialmente, che possiamo ben capire che per un bambino non è esattamente la cosa più interessante da potergli proporre. Se invece noi usiamo gli strumenti che ci ha presentato Valentina, diventa sicuramente più interessante. Abbiamo però usato anche una piattaforma, penso conosciuta da molti, che è Padlet, in cui per esempio in questa storia abbiamo scelto di fare proprio una linea della storia, aggiungendo immagini e differenziando il testo in colori. I colori evidenziano i vari personaggi. Abbiamo usato il nero per il narratore, l'arancione per i bambini e il verde invece in questo caso per la nonna, per avere anche un impatto visivo. Qui la storia è scritta in modo un po' più lungo, ma perché magari pensiamo anche di... noi non abbiamo pensato a una classe in particolare, ma semplicemente ai bambini della scuola primaria. Anche questo è di facile utilizzo, perché per aggiungere anche eventualmente proprio per la collaborazione basta cliccare su questi più e possiamo aggiungere tranquillamente tutto ciò che vogliamo. Anche questo strumento è condivisibile direttamente su Classroom, che al momento è quello che da noi va per la maggiore nelle scuole. Un altro strumento, che questo però è diretto più ai bambini di quinta, perché si ha un tour reale. Abbiamo usato Google Tour e abbiamo ricreato proprio la scena, le varie scene delle storie. Questa era una storia su Firenze. E cos'è la particolarità di questo strumento? È che siamo veramente a Firenze. Possiamo avere una visuale di 360 gradi, in alto, in basso, di lato, proprio come se fossimo lì. Quando
abbiamo bisogno di far cadere l'attenzione su qualcosa nell'immagine, possiamo mettere dei segnalibri. Qui possiamo aggiungere sia un'immagine che un piccolo testo come descrizione. Possono essere fatte storie molto lunghe o anche molto corte. La potenzialità è proprio di essere nel luogo di cui si parla e di poterlo esplorare. Anche questo strumento è comunque facilmente condivisibile, non direttamente con Classroom, ma comunque si condivide benissimo, perché essendo uno strumento che si appoggia su Google è integrabile con tanto. Come vedete, possiamo veramente essere nel posto. Anche questo è facilissimo da creare. Se volessimo provare, si chiama, questo è Tour Creator. In un attimo diamo il nome al nostro luogo. Ora purtroppo la connessione non è delle migliori, ma comunque sia, basta fare il nuovo tour e si crea direttamente. Lo riproviamo. No, purtroppo questa non è andata. Sempre su questa linea abbiamo scelto di inserire le nostre storie digitali, qui proprio del tour virtuale, in un altro strumento che fa un po' da contenitore, che è ArcGIS. In questo contenitore sono state aggiunte le varie storie. Questa per esempio è quella di prima di Firenze che abbiamo visto, in cui abbiamo da una parte in una colonna le nostre foto, il nostro panorama, e invece nella colonna di fianco possiamo scrivere la nostra storia o semplicemente una frase, una piccola didascalia. Abbiamo aggiunto tutte le varie storie, alcune delle storie, ecco, quelle che magari si portavano di più per mostrare i vari luoghi. Questo è sicuramente, come ho detto all'inizio, uno strumento principalmente per i bambini più grandi, perché manca un po' l'aspetto del cartone che troviamo in Story Jump e in Potoon, però comunque è molto... Sì, esatto, verrà chiuso tra poco, però ci sono altri simili da poter utilizzare e sono tutti sulla stessa linea, cioè la facilità di uso è comunque la stessa di quello che vi ho fatto vedere. Questo, allora, ce ne sono diversi. Questo che ho usato io è Tour Creator, ma con una piccola ricerca ne trovate tranquillamente altri. Quello di prima, questo invece è ArcGIS, in cui noi possiamo fare proprio una story map utilizzando le mappe che troviamo o già dentro il sistema oppure caricando mappe nostre, come abbiamo fatto aggiungendole il Google Tour. È uno strumento un po' più particolare, ma che comunque si presta bene all'utilizzo che ne vogliamo fare. Io avrei finito. Grazie Sara, grazie. Abbiamo proprio 4 minuti. È stata una lunga maratona, però sono sicura che ne sia valsa la pena. Quindi c'è qualcuno in chat che chiede come si chiama ArcGIS, quello, certo. Sì, quello che è stato adoperato da noi sulle mappe. E tra l'altro, sì, ora è difficile condividere tutto questo lavoro, si vede male, non si riesce bene, però all'interno del ArcGIS si animano proprio le storie ed è veramente bello. Hanno fatto dei lavori davvero interessanti, davvero, davvero.
Sì, e tra l'altro i nativi digitali, i giovani, sono, si sentono proprio a loro agio in questi strumenti. Bene, Laura, che dici? Possiamo... Porto anche i saluti della professoressa Biagioli che si è disconnessa pochi minuti fa e ringraziava tutti i relatori, era molto contenta dell'evento, della grande partecipazione anche di questi interventi che sono stati davvero, davvero interessanti, molto diversi gli uni dagli altri. Anche le studentesse sono già laureate o sono ancora da noi all'università? Ancora da voi. Sono ancora da noi. Indovina in cosa si laureeranno con tesi sui twinning. Certo, bene, quindi sono ancora studentesse, appunto, come dicevo all'inizio, abbiamo anche dei tutor. Ricordo, scusate, ho messo in chat per chi eventualmente non ce l'avesse. Ilaria, non ti si sente. Comunque Ilaria diceva che ha rimesso in chat il link se per caso qualcuno non avesse firmato, però penso, insomma, l'abbiamo rimesso più volte, penso volesse dire quello, Ilaria, vero? Sì. Intanto la connessione. Ok. Allora, comunque, grazie a Francesca Mancini. L'ho detto, Ilaria, l'ho detto io, sì, lo ridicevo io. Comunque io ho messo anche il mio indirizzo. Se a volte qualcuno vuole approfondire qualche aspetto, qualcosa del lavoro svolto o quale possono essere le possibili sviluppi, applicazioni nel loro lavoro scolastico, mi contatti tranquillamente. Si dice è stato un piacere rivederla, hai letto, vero, Francesca? Quindi infatti abbiamo anche ex studenti che ora insomma chiaramente stanno tornando. Quindi, sono belle esperienze, i progetti internazionali rimangono nel cuore. Ai grandi e soprattutto ai piccoli. Per i piccoli sono davvero esperienze meravigliose. Pensate, ecco, mi piacerebbe aggiungere questo. Nel portfolio e nel portfolio elettronico, cose che l'Italia non ha mai voluto sperimentare, lavorarci sopra purtroppo, che cosa si chiede alle persone principalmente? Si chiedono questo tipo di esperienze, non si chiede quante pagine di libro uno ha letto o quali competenze ha raggiunto, ma diciamo senza certificazioni. Nel portfolio le cose più desiderate da parte anche proprio di chi assume una persona sono le esperienze che quella persona ha compiuto, perché quelle sono veramente esperienze che ci crescono. E anche un'altra cosa, anche chi valuta gli Erasmus a livello aiuto, ci siamo persi la voce, vero, di Francesca? Non si sente più, Francesca. Non si sente più. Mi sentite? Ok, allora va bene. Quindi, ok, probabilmente anche Francesca è arrivata e le connessioni. Ah, ora, ecco, è riattivata anche te. Anche PC, anche le anche PC, infatti. Bene. Allora io comunque anche direi... Sì. Sì. Francesca, ci sei? Francesca? Sì. Sì, bene, sì, allora è morta, abbiamo visto. Allora niente, salutiamo tutti, ringraziamo molto Lori e Francesca perché insomma abbiamo per ora vado a prendere camomilla. Vai, la puoi prendere ora. Bene, saluto a tutti e allora, quindi poi vi manderemo insomma gli attestati e i materiali. Perfetto, grazie a Laura, grazie a Ilaria. Penso che senza di voi salutiamo anche Daniela Cerchi e Andreas Formiconi che sarà ancora con noi. Grazie di tutto. Ciao Andreas. Arrivederci. Grazie. Buona serata a tutti, arrivederci.